Bella. Ciao Anto. Allora, che cosa ci fai oggi? Oggi fa un piatto del ricordo, si può dire? È un piatto del ricordo. Dai. Secondo me l'Evelina mi fa la statua oggi, perché dopo tutti i piatti che mi ha fatto, la vinco io, la statua dell'Evelina oggi. Facciamo gli gnocchi all'acqua con una salsa molto shue shue, quelle che... Pronti ecco, via. Spieghiamo perché è il tuo piatto del ricordo, possiamo perché dirlo. Perché è stato il primo piatto che ti ho fatto in televisione, proprio a te. E quindi alla e mi prova ha portato del cuoco. Alla prova possiamo, del cuoco. Non è che è un programma che mi ha dato grande successo, quindi che io amerò per sempre. E c'era anche un televoto e lo passai all'epoca al 99%. Vedi ecco, che... chi è quell'1% che non ti ha votato? L'avevo chiesto che la spisti, ma non l'abbiamo mai saputo, ecco, vabbè, perché c'era anche lei quella puntata. Comunque, gnocchetti veloci, perché sono insomma shue shue. Pronti quando via. Uno non ha le patate, vuole fare una roba no, veloce. No, poi ti arriva gente last minute, questi li fai. Minute. Quindi abbiamo mezzo litro di acqua che ho già scaldato, 300 grammi di farina, 30 ml di olio e il basilico per la salsa. Okay. Questo è l'impasto, eh? Poi abbiamo pomodorini, capperi, acciughe, olive taggiasche sott'olio, formaggio grattugiato, il peperoncino perché ci vuole dare un po' di schnaus, eh? Di schnaus. Lo spicchio d'aglio e la ricotta salata da mettere sopra. Facciamo subito l'impasto, Antonella, che è di una semplicità imbarazzante perché l'acqua è già salata. E calda, e bollente. Metto l'olio dentro l'acqua bollente e verso la farina tutta in una volta. Li fai, Lorenzo, te questi o no? Mescolando. Questi qui? Ma di solito no, li faccio con le patate. Normali di patate. Sono però queste invece sono comodissimo, cosa, perché se uno non ha le patate a casa, in realtà ha voglia di mangiare gli gnocchi, che a me piacciono molto. Al sud si fanno molto più spesso molto, di farina vero. Così che con le patate. Quando è tutta staccata così, come adesso, la mettiamo qua in un angolo, la lasciamo intiepidire un attimo e intanto facciamo la salsa, Antonella. Lasciala non deve qua. Essere, perché tanto poi andranno cotti, no? Chiaramente. Certo, quindi vanno va bene un'altra solo volta. Che sia un po' amalgamata. Allora, adesso è molto bollente, la lasciamo stare qua un attimo, mettiamo sulla padella per fare la salsa. Quindi per la salsa velocissima mettiamo su l'aglio schiacciato con dell'olio extravergine Evelina, di oliva. Evelina, questa è... Beh, questo sicuramente è un... sostituisce una pasta. Quindi... Oggi l'Evelino d'oro lo vinco, sì, oggi sì, veramente, mi fai resuscitare un po'. Oggi l'Evelino d'oro lo vinco io. Allora, aglio schiacciato, insieme all'aglio mettiamo subito le acciughe che si scioglieranno. Quindi le andiamo a mettere qua intanto che si scaldano. Poi andiamo a mettere anche i capperi. Quindi non metto il sale, dissaliamo meno i capperi. Bene, inutile togliere, mettere, cavare. Quando c'è già il sale dei capperi, che è anche buono, li dissaliamo meno e usiamo quel sale per insaporire giustamente, tutta la ricetta. Giustamente, perché se no beviamo tutta notte, tutto pomeriggio, tutta la sera, perché acciughe, capperi, se poi metti anche il sale. No, infatti. Siamo del gatto, no, del gatto no, perché ce l'hanno loro. Il gatto. Quindi un po' di capperi. Ma quel gatto lì col cane come va? Perché c'è stato un momento di difficoltà mica da ridere. All'inizio è tipo me e Morgan più o meno. Ah ecco, allora bene, perfetto. Beh, d'altronde cane e gatto è così, eh. Allora, così piccolini. Un peperoncino, poi andiamo a mettere tutti i pomodorini. Allora, queste qua tiriamo le bisce, non c'è neanche bisogno di tanta farina. Delle bisce. Perché vedi che la farina è già cotta, non si attacca. E poi è più facile delle patate, secondo me, cioè più veloce. È veloce, più... questa davvero ti capitano degli amici a cena, vuoi fare una roba che cuoce velocemente, senza mettere sugli spaghetti e l'acqua. E facendo anche un po' di figura, no, che dici li ho fatti io, no? Insomma, te qua te la puoi tirare anche un attimo se fai esatto, questi. Esatto, esatto. Quindi facciamo anche questi, lì... Ovviamente vanno cotti, Antonella, ancora, non esatto, è che sono... Esatto, no, l'abbiamo detto, che infatti l'acqua e farina è semplicemente per amalgamarli. Poi vanno cotti, se no guai. Esatto, quindi li ributtiamo nell'acqua. Adesso che tra l'altro sono veloci, no? Come cottura. Quasi subito, sì, quasi subito. Buttiamo giù, tiriamo su. Buttiamo giù, l'acqua bolle già, è già salata. Ecco qua. Gli diamo una girata con il cucchiaio di legno. Non hai messo olio, robe lì dentro, niente, no? Non serve mettere nulla. Guarda qua che bella salsina che abbiamo fatto, pronti via. Cosiddetta Lorenzo? Quella dell'olio per far cuocere gli gnocchi, un è po' una leggenda metropolitana. È una leggenda metropolitana. Diciamolo proprio, Lena Bella Bala. Ecco. Diciamo le cose col suo nome, Lena Bella Bala. Io l'ho sempre messa. Ma no, ma non serve a niente. Ecco, vabbè, così. Non un po' come il tappo di sughero dentro il polpo per dicono che tiene più morbido, ma in due. Ma non è vero. Ma chi l'ha inventato il tappo di sughero? Ma no, ma serviva per conoscere quelli che erano già cotti nelle pentole dei polipari che c'erano. Quindi quello che era cotto lo tiravano su col sughero che galleggiava, legato a un tentacolo. Ah, ecco, allora solo c'è un perché. Quello.
Allora, pomodorini, capperi, acciughe, olive. L'aglio e il peperoncino. Aglio, peperoncino. Che diamo un po' di spinta, gli gnocchi sono già a galla. Sono pronti e poi ci grattugiamo su un po' di ricotta salata. Salata. Questi, guarda, gli diamo un girone. Brava, Anto, mi prendi il piatto per cortesia. Certo. Grazie Voilà. Scusami, questo che cos'è? Formaggio grattugiato? Quello è il formaggio grattugiato e che mettiamo adesso, perché dobbiamo fargli fare un po' di cremina. Vado. Vai. Dov'è la grattugia? È pronto qua. È pronto, io lo voglio ballando. Ma che bello, dai, fa una certa figura, no? Invece di fare la pasta secca, uno dice, guarda, t'ho cucinato gli gnocchi. Guarda, ci strappi sopra anche due foglie di basilico, Anto? Sì, certo. Perfetto. Evelina, l'ho vinto io, oggi. Bravo, ha vinto lui. Gnocchetti all'acqua di Daniele Persegani. Grazie.